Beh ragazzi, The Pokémon Collector e benvenuti alla seconda parte dell'apertura dei kit pre-release. La prima parte è andata abbastanza bene, non posso lamentarmi, quindi se non l'avete vista vi lascio qua sopra il collegamento per recuperarla. Come l'altra volta, oggi andremo ad aprire due kit pre-release più i relativi 6 pacchetti, quindi in tutto ci avremo ad aprire 14 pacchetti. Allora, scartiamo innanzitutto i primi due, poi scartiamo 6 pacchetti e quello per il prossimo video. Oggi andremo ad aprire questi qua, quindi partiamo subito. Allora, visto che vi è piaciuta la cosa di mettere i prezzi accanto, ovviamente essendo un set appena uscito i prezzi si devono ancora assestare. Qui là diciamo, sono i prezzi al momento in cui ho fatto il video. Allora, la promo è Garbodor, che abbiamo già trovato. L'altra non mi ricordo chi è, ce l'ho da qualche parte, ma vabbè. Poi i tre li mettiamo dopo e adesso andiamo a aprire questi qua. Partiamo col primo. Oggi proverò a non spoilerare, così almeno le vediamo insieme le carte. Toxel, Litwick, Lotad, Clefairy, Voltorb, Energia, Hatrem, Paletta Maledetta, Phalanx, qua non l'avevo ancora visto, Flapple, la reverse ed è una rara, quindi buono, e infine Clefable, carina, non l'avevo ancora trovata questa, di chi è? Mikikudo, tutto sommato non male. Procediamo al pacchetto. Allora, abbiamo ancora un video da fare di kit pre-release, dopodiché passeremo al box. Ancora devo pensare a come aprirlo, se farlo tutto in una parte, oppure come l'altra volta fare il best of, oppure farlo in più parti, però vediamo un po'. Metapod, Bandana Ardente, Olive, Stadio di Tarfield e... Attenzione, c'è una V normale ed è... Ninetales V, non l'avevo ancora visto, bella. Andiamo intanto a imbustarla e guardiamola meglio. Non male, carina. Forse diciamo che le V sono abbastanza semplici da trovare, quindi non sono troppo esaltato per quel motivo lì. Nel senso che le V ne troveremo un sacco anche nel box, quindi. Arrokuda, questa è una specie di Barracuda. Meow, Sarskit, Magikarp, Meditite, Energia, Pepita, Tranquil, Energia Orrore, prima volta che la sento, Bandana Ardente, la Reverse, e infine Stonejourner Olografico. Anche se qua ci mancava, quindi buono. Perlomeno è una olografica, quindi poteva andare peggio. Procediamo. Abbiamo Magikarp. Ah, comunque volevo dirvi, ieri ho guardato la lista delle carte per vedere un po' le carte che mi piacevano di più, e quella che vorrei trovare di più, a parte ovviamente le due gold, quindi Berserker di Galar e Frozmoth, mi piace molto il Toxtricity, si chiama bel genere, si chiama la versione full art, perché la versione VMAX è carina, ma ok. Ovviamente la versione full art, quindi quella alla fine del set, è molto molto bella. La versione hyper invece, beh, ovviamente è bella perché è hyper, però non risalta così tanto come la versione full art. Comunque, Magikarp, Meditite, Stanky, Grabbin, Wingull, Energia, Karkol, Beware, Anemone, Palpitoad e la non comune Reverse, e infine è una hyper? È una hyper? Sì, è una hyper. Prima hyper del set. Non so chi può essere. Mi piacerebbe trovare Rillaboom. Era bello. Poi vediamo chi è. Bam!
Pazzesco. Ho appena finito di parlare di Toxtricity. È spunta Toxtricity. Che spettacolo. Dopo vado a metterci anche. Ah, aspetta, mettiamo subito la perfect. Incredibile sta cosa. Devo parlare di più delle gold. Pazzesco. Oh, andiamo a vedere la prima gold, la prima hyper. Esatto, quello che dicevo è la versione full di questa qua è spettacolare. E ovviamente sono andato a trovare la hyper di quella carta lì, incredibile. Prima hyper del set. Procediamo. Ormai la nostra carta bella l'abbiamo trovata, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voltorb. Sandygast, Vulpix, Koffing, Shinx, Energia Lampo, Lampent, Aulucia, Molgrem, Anemone e infine, attenzione c'è un'altra V ed è Dragapult. Bellina. Questa qua, non so se avete presente, avete mai visto, come si chiama, Monster & Co. Il cattivo, la specie di lucertolona è identica a questa qua. Non mi ricordo il nome, ma se andate a cercarlo è identico. Infatti, dalla prima volta che ho visto diciamo, la foto di questo Pokémon qua, la prima cosa a cui ho pensato è stato proprio Monster & Co. Non so se hanno preso l'idea da lì. Fatto sta che abbiamo trovato 2V e un Hyper, quindi già considerando che dopo andiamo a aprire altri 7 pacchetti, non è male. Bunnelby, Phantom. Dripi, Farfetch'd di Galar, Onege, Energia, Sogno, Masquerain, Hatrem, Natu e la Reverse e infine una rara non holo e Alcremie. Ma basta un attimo. Ok. Molto meglio. Questa non l'avevamo trovata. E direi che rispecchia pieno il nome Alcremie. Ultimo pacchetto della prima parte. Che ha già dato abbastanza soddisfazione, quindi sarei già soddisfatto così. Però ovviamente più roba troviamo, meglio è. Litwick, Shinx, Rolicoli, Applin, Athena, Energia Fuoco, Karkol, Hatrem, Pokéball, la Reverse Morpeko non comune e infine un Ninetales normale. Bellino, abbiamo trovato la versione da dietro V e adesso abbiamo trovato la rara non holo. Bella. Ok, prima parte, perché butto per terra un po' di roba, lì facciamo un po' di spazio. Non le carte ovviamente, le carte qua. Ok, passiamo alla seconda parte, quindi tre pacchetti più il kit che andiamo ad aprire. Mi piacerebbe trovare una pre-release diversa, così giusto per. Mi piacerebbe trovare tutte e quattro da avere, e su, diciamo, su sei, ma kit non sarebbe male trovarne tre diversi. Allora, vediamo chi è. Basta, Garbodor. Tre Garbodor. Tre Garbodor su quattro pacchetti. Qua abbiamo i nostri quattro più tre. E partiamo. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa anche a sto giro. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Trubbish, Helioptile, Onage, Litwick, mi rifiuto, Energia, Yarrow, Shuckle, Luxio, Koffing e la Reverse e, bello, Sirfetch'd di Galar. Mette fuoco. Molto gentile. Bello. Non l'avevo ancora trovata, quindi va bene. Procediamo. Clefairy. Voltorb. Growlithe. Dripi. Snover.
Energia fuoco, Draclock, Lampent, Miniera di Galar, un altro Morpeko Reverse che avevamo già trovato prima, e infine Ordini del Capo. Questa qua, vabbè, esiste anche la versione Hyper sicuro, non so se c'è la versione Full Art, e comunque è una carta abbastanza usata, scambiamo di poco nella panchina, non so quanto poco è attivo, so che è comunque abbastanza giocata. Infatti mi hanno detto che l'hyper di Ordine del Capo sta ad abbastanza, non so quanto, che non ci ho guardato, ma costicchia. Allora, andiamo con il quarto pacchetto, no, terzo pacchetto, Stanky, Clefairy, Voltorb, Nospes, Wingull, Energia, Tranquil, Sonia, Pelipper, Binacle e la Reverse, una comune, e infine un altro Clefable. Mi scoccio a trovare così all'inizio, comunque abbiamo appena iniziato il set, già carte doppie, perché obiettivamente mancano ancora tante, trovarne doppie mi scoccia un po', ma vabbè. Delle due meglio ovviamente una holo che non una holo. Grablin, Wingull, Natu, Barboach, Squawet, Energia Psico, Lampent, Medicham, Beware, Energia Duplice, la Reverse, non l'avevo ancora trovata, e infine Electivire, rara non holo. Ok, ultimi tre pacchetti. Abbiamo una full art, giusto per non finire con niente. Ecco, una full art ci manca. Avendo trovato l'hyper, 2V, mancherebbe la full art. Oppure, se proprio proprio, la gold. Sandygast, Vulpix, Koffing, Shinx, Yamask di Galar, Energia, un'altra Energia Orrore, Palpitoad, Morgrem, Cetot e la Reverse, che è una non comune, e infine Scizor, non l'avevamo ancora trovata, rara non holo. Ultimi due pacchetti, dite che ce la possiamo fare a trovare qualcosa? Vediamo. Speriamo, dai. Vullaby, Drippy, Magmar, Yamask Galar, Sarskit, Energia, Lampent, Medicham, Beware, Voltorb, la holo è Unfeasant, rara non holo. Ultimo pacchetto, riponiamo tutte le nostre speranze in questo pacchetto qua. Non ci sia qualcosa, però dai, diciamo che la carta del video l'ho già trovata, comunque un hyper non è comunque male da trovare. 1, 2, 3, 4, però diciamo se riuscissimo a finire in bellezza con qualcosa non sarebbe da scattare. Nato, mette fuoco, Onage, Impidimp, Magmar, Electabuzz, Energia, Energia Orrore, Palpitoad, Morgrem, Oliver Reverse e una V 110-192, chi può essere? Vediamo se sapevo, io non so come è fatto il set, quindi non lo so, però ne abbiamo finito con qualcosa ed è Phalanx V. Non l'avevo mai vista questo qua. Andiamo a boostare e perlomeno dai, abbiamo finito con qualcosa di carino. Quindi riepilogo, abbiamo trovato 3V, Dragapult, Ninetales e Phalanx, ma soprattutto Toxtricity Hyper, stupenda, bella bella. Ok, quindi anche secondo video è andato, ne manca ancora uno, quindi due kit più i 6 pacchetti, poi andremo ad aprire il box, quindi vi ringrazio per aver guardato, se volete iscrivervi vi ringrazio, se volete lasciare un mi piace, se volete commentare qualsiasi cosa vi ringrazio ancora, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!